Con i nostri fan tecnologici. Sì, ci vediamo leggermente sfogati, L'importante è che ci clip vediamo. permettendo, ma ci vediamo, ecco, questo è l'importante. Siamo in diretta con Alessandro Di Battista. È un onore, un piacere. Piacere mio e onore Sì, è un mio. onore E grazie per proprio l'invito a tutti questo. qua. Eccoci. Sì, dopo il jingle. In diretta sugli 8800 di LRA di FM, per chi sta a Roma. Ecco, già sono partiti i commenti, vedo, guarda. Sì. Eccoci in onda per una nuovissima trasmissione dei The Voiceless del Liceo Scientifico Manfredi Azzarita, interpretati in questo momento da Nella D'Anca e Eugenio Groppi. Ciao a Grazie. tutti, Ma ci siamo risiamo ritornati dopo in 3 mesi. onda. Ma io, Voiceless 2.0, perché io ormai sono uscito, sono un vostro tutor, vostro malgrado, ma sarà con noi nella prossima ora Alessandro Di Battista, che ringraziamo di Grazie a essere voi, venuto grazie per l'invito. qui con noi, che tu farai un salto indietro nel passato, ritornerai sui banchi del liceo e parteciperai insieme a loro ad High School Radio e condurrai insieme a tutti noi questa Con trasmissione piacere. qui in diretta sugli 8800 di LA Radio. Vai con la sigla! Veramente siamo tanti, cittadini per bene, romani per bene, che hanno un'altra idea di sviluppo, di Roma, di pulizia, di mobilità. Insomma, speriamo che i romani ci mettano alla prova, perché siamo gli unici che non abbiamo concorso nella distruzione della capitale come hanno fatto tutti i partiti da destra a sinistra. Anni fa ti saresti mai immaginato tutta questa affluenza? Beh, io ci ho sempre creduto nel movimento, nella possibilità del cittadino di farsi stato, però ecco, è commovente vedere così tante persone. Roma 5 Stelle! Roma 5 Stelle! Un saluto a tutti quanti voi, entrate nell'ottica che prima o poi entrerete in Parlamento. Azzarita, fan club del futuro, cioè sarà il vostro mondo. I giovani bisogna che non stiano tanto lì a vedere chi gli dà spazio, se lo devono prendere un po' di spazio. Giovani come te che vengono qua alle 5 e mi pedinano e non sono riuscito a scappare. Salve, sono Greg, il grande capo avrebbe delle cose da dire a riguardo in questo momento. Volevo salutare tutti quanti voi ascoltatori di L Radio e tutti quanti gli studenti del liceo Manfredi Azzarita. Ai The Voiceless del liceo Manfredi Azzarita, un saluto da Fabio Valenzano. Grandi ragazzi, fantastica. Io spero che abbiate fatto il podcast, perché questa è una figata. Agli amici del Liceo Scientifico Manfredi Azzarita di Roma, un grande in bocca al lupo, un abbraccio da pupo. Mi raccomando, io sono con voi, vi sono vicino, quindi continuate con queste vostre attività di comunicazione. In bocca al lupo per tutto, davvero. Ciao. Ciao ragazzi, sono Favij, io saluto i The Voiceless del liceo Manfredi Azzarita. Aiuto, aiuto, mi stanno costringendo a fare un saluto a The Voiceless Manfredi Azzarita. No, non voglio farlo, Mimmo Cavallo non vuole farlo. Oh, va bene, The Voiceless Manfredi Azzarita. Ok, da Mimmo Cavallo, mi hanno costretto. Un saluto ai The Voiceless del liceo Manfredi Azzarita, dai The Chuckle, ovviamente. A tutti i ragazzi del liceo Manfredi Azzarita, dai, dai, dai! Un saluto ai The Voiceless del liceo Manfredi Azzarita. Ciao a tutti da Leonard Hofstadter.
ed eccoci in onda dopo la sigla, che questa è la stessa che ha accompagnato noi per questi 3 anni di trasmissione qui in onda sugli 88 e 100 di L Radio. Questi erano tutti i saluti, in cui si aggiungerà il tuo sicuramente. Assolutamente. Ragazzi, e siamo in onda, dicevo, con Alessandro Di Battista, e io sono Edoardo Valentino, Nella Danca, Eugenio Groppi. E tu devi entrare un po' nel mood della trasmissione radio. Ah, io già ci sto dentro, già ci dentro. Non me ne voglio più andare. La prima cosa è dire i famosi numeri di telefono, che è proprio la cosa fondamentale per coloro che volessero fare domande, sia entrando in diretta con noi allo 06 35 51 16 60 oppure al cellulare 335 66 37 853. Questo è per i messaggi, il secondo. Assolutamente. Perfetto. Allora, ma dobbiamo fare un momento che di solito nella nostra trasmissione viene alla fine. Okay. Viene alla fine perché, però, se tu sei già dentro la trasmissione, allora lo possiamo fare subito. Quindi vai con questo squillo di telefono che già preannuncia. Vediamo chi è. Pronto? Buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio, questa è una figura importante. Lo sempre io, l'inimitabile. Sì? E indovina un po', Antonio Bandera. È lui. Alla grande. Vabbè. Allora, lui ci importuna ogni settimana. Io chiamo perché il grande ospite. Sì? Il grande ospite, sì, della serata è Eugenio Groppi. Non è Eugenio Groppi, no, ma c'è qui con noi Alessandro Di Battista, onorevole cittadino. Alessandro, hai capito? È il mitico, e adesso parlerò un po' di Alessandro Di Battista. Sì. E in questi mesi volevo dire che sono successe tante cose. Sì. Devo dire che non ci siamo preparati a questa cosa. Attento a quello che può dire, perché c'è l'authority, c'è la... Sì, vada però. Vada, io vi ho mai messo in difficoltà con le mie domande. Insomma, sono arrivate un po' di denunce, però vada, dica un po' di cose. Sono successe tantissime cose, ad esempio, sì, Nestorowski ha fatto 3 gol in Serie A, sì, e in campionato. Sì. Ma veniamo a noi. E vi volevo dire una cosa. Sì. E da quando ho cominciato a fare le pubblicità, sì, non riesco più a girare tranquillo per strada. Immaginiamo, sarà fermato. Diciamo che da quando ha fatto i film, scusi, non le pubblicità, lei Zorro, ricordiamo, quindi non le pubblicità. Sì, sono le mie pubblicità. Sì. E stai zitto. Va bene. Non riesco più a girare tranquillo per strada. Sì. Tutti mi fermano. Sì. E ormai sono costretto a girare con la scorta. Sì. L'altro giorno, sì, e mi trovavo a Olbia, mi sentivo dire che in città è arrivato il più grande Latin Lover di tutti i tempi. Io ho detto, cavolo, mi hanno beccato anche stavolta. C'era un sacco di gente in piazza. Sì. Mi sono avvicinato, ma la gente non gridava il mio nome. E non ero io il Latin Lover. La gente urlava, Dibba, Dibba, Dibba. Si è sentito... E mi sono chiesto chi mai fosse e questo famigerato Dibba, che era più famoso di me. È così. Sono andato a vedere chi fosse e ho scoperto che ha più like di me su Facebook. È incredibile. Sì, purtroppo è così. Ho fatto ricerche, sì, e lui è un politico italiano. Sì. E quindi ho pensato, la politica fa più like di qualsiasi altra cosa. Ma non diciamo, già stiamo per chiudere il collegamento. Quindi ho deciso di buttarmi anch'io nella politica, certo, e fonderò il movimento Pan di Stelle. Ovviamente la più scaccia della giornata. In bocca al lupo. Che assomigliamo un po' a Mijarovic. La voce. Anche se la cosa delle stelle me l'avete un po' copiata voi. Assolutamente. Ci pensa la notte a queste battute. Cos'altro, diciamo, deve dire? E adesso sì, però dovremmo passare al lato stella della grande rubrica di Antonio Banderas. Sì, faccia, tanto ormai è la sua trasmissione, io non ho sempre questa arroganza. Faccio le domande al grandissimo, inimitabile Eugenio Groppi. No, sì, sì, no. E lei, no, il grande, no, non mi è sbagliato. È Alessandro Di Battista. Vada. Dibba, quanto burro ci vuole per fare un sacottino? Quanto? Quanto burro ci vuole? Burro. Per fare un sacottino? Ah, speriamo. Speriamo poco, il meno possibile. Niente, ci vuole solo margherina e olio di palma. Ecco, questa margherina e olio di palma, sì, sì. Vabbè, queste... Ma domande un po' più serie, scusi, eh. Dale.
Domanda numero due, è molto serio, io ci tengo molto. Sì. Ha le ali, ma non vola. Di cosa stiamo parlando? Ha le ali, ma non vola? Di cosa stiamo parlando? Non lo so, dimmi tu, Banderas. Questa è domanda facile, signor Dibba. Mia rosita. Come? La mia rosita. È la mia rosita. Rosita, la gallina di Banderas. Dovrei conoscere. Lei lo segue molto la televisione. No, non ce l'ho io la TV. Capito? Non segue le mie grandissime pubblicità, famose in tutto il mondo. Terza domanda è più importante di tutte. Dopo quanto tempo diventa dura la mia focaccia? Beh, mi auguro che che insomma dopo tanti giorni, no? Perché sarebbe di buona qualità. Io non lo so, non l'ho mai assaggiata. Perfetto, abbiamo finito. Il nostro Umberto Antimi, lo ringraziamo che ci regala questi momenti di gioia. Ciao, in bocca al lupo. C'ho la voce rotta, basta. È finita. Ciao Umberto, ti ringraziamo. Ciao. Eccoci qua. È finito questo sipario triste. No, e vabbè, ci sta. È sceso lo sharing, è sceso i punti percentuali. Sì, adesso si può risalire. Allora, nella nostra sigla c'è un che abbiamo aggiunto all'inizio, un pezzo, che è un pezzo di un'intervista che abbiamo realizzato alla biciclettata delle. Proprio quando ci siamo fermati al Colosseo, alla biciclettata delle Fosse Ardeatine. Ecco, e questo è un rituale che io faccio vedere, perché queste interviste io le preparo da tanto. Infatti, eccoci qua, io sono questo qui. Grande. Questa foto me la ricordo. Questo ha girato su tutta Repubblica. Sì, ha girato su Repubblica un sacco di giornali, e quindi io sono. Mi intrufolo in tutte le cose. Hai fatto bene. Il nuovo Paolini, ecco. Allora, ti auguro un'altra carriera. Ecco, non è la prima volta che stolti la gente. No, che no, quello speriamo. Che la linea delle nostre trasmissioni si incrocia con il Movimento 5 Stelle. Il 9 maggio è stata qui Virginia Raggi, abbiamo realizzato una bellissima trasmissione e spero che si ripeta, perché lei ci ha promesso che ritornerà in un futuro prossimo. E invece, due anni fa è stato con noi Beppe Grillo, che tu hai potuto sentire un piccolissimo estratto nella nostra sigla, ma che ci darei a farti risentire quel momento, che per me è stata una cosa molto forte. Ci troviamo qui a Roma e abbiamo l'onore di avere qui ai nostri microfoni del Liceo Manfredi Azzarita Beppe Grillo. Sì. Buona giornata, buona mattina, buona serata, poi quando lo manderemo anche in onda. Anche a voi, Azzarita Club, fan club del futuro. Ecco, perché sarà vostro il mondo, che stiamo noi combattendo e battagliando per aprirvi un po' di strada anche nella scuola, nell'istruzione. Noi facciamo parte di questo progetto che si chiama iSchool Radio, che è un campionato radiofonico fra i licei della capitale, in cui i ragazzi, come l'ho detto prima, hanno un'ora per organizzare la propria trasmissione. Che ne pensi? Pensi che nella società sia dato il giusto spazio ai giovani? Ma io credo di adesso i giovani bisogna che non stiano tanto lì a vedere chi gli dà spazio, se lo devono prendere un po' di spazio. Giovani come te che vengono qua alle 5 mi pedino. No, sono riuscito a scappare, quindi siamo qua. Quindi hai raggiunto un risultato che magari poteva essere quasi impossibile, perché io sono circondato da decine di persone, invece ce l'hai fatta, siamo qua a parlare, quindi hai preso un'iniziativa, l'hai portata. È questo che devono fare, devono anche sognare un po'. Cioè sognare, questo che abbiamo fatto come movimento è stato un sogno da due 65enni, un sessantenne e un 65enne, cioè io. E quindi questo sogno è stato condiviso da milioni di persone, diventa veramente il segreto della vita, condividere qualcosa con gli altri. Noi siamo un paese straordinario, se riusciamo a mandare via questa gente che ha fatto il suo tempo, neanche ormai è finita come ragionamento, non sanno cos'è un motore di ricerca, un upload, non sanno esattamente il crowdsourcing, non sanno nulla di questa tecnologia che voi invece manipolate benissimo. È questo che li mette a disagio, non conoscono questa, la rete, che è la rete che sta cambiando il mondo, è una tecnologia che sta cambiando, come Gutenberg ha cambiato il mondo col libro. Senza sapere di cambiarlo, noi senza sapere di cambiare il mondo lo stiamo cambiando attraverso la rete, è questo che ci dà la forza. Il 31 maggio sarà l'ultima puntata formale del nostro campionato, ricomincerà a settembre dell'anno prossimo, sarebbe un onore per noi in un futuro fare radio insieme a lei. Va bene, anche tu continua a pedinarmi, poi chiamo la polizia e ti faccio arrestare, ho già parlato con i tuoi, ho i loro permessi. E la radio è sempre casa sua. Sì, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.
È stata una mattinata davvero bella. Sei stato bravo. No, che effetto ti fa sentire queste parole oggi dopo tanti anni? Beh, insomma, te lo conosco, siamo tanto amici, per cui le cose che ha detto a voi le pensa innanzitutto. È una persona molto congruente, quel che dice pensa sul serio. E quindi quando diceva prendetevi gli spazi era un augurio che vi fa. Beppe dice sempre non espatriate, cospirate. Cospirare significa conspirare, respirare insieme. Insomma, parlava di quello, no? di un movimento che coinvolge tanti cittadini. Insomma, da soli non ci se la fa. Il sistema è molto molto tosto, per cui insieme abbiamo una possibilità. E a voi vi spingeva a provarci, a rischiare, a buttare, a gettare le reti dall'altra parte, a destra. E anche perché se no non è vita. Giusto. Ma la radio non è fatta solo di parole, ma è fatta anche di musica. Certo. Adesso i vari step, dei passaggi che ti introducono nella nostra trasmissione, vai a annunciare questa canzone nell'intro rimasto, vai. Italia d'oro di Pierangelo Roberto, ce la godiamo tutti quanti assieme. Vai. Siamo sempre qua in diretta, sono arrivati un sacco di commenti. Io direi di con la testa di Umberto davanti non si vede Alessandro, io non sono Umberto, mi sto offendendo. E poi Veronica, la foto, visto che l'abbiamo fatta. Ah, la foto, sì. Questa è della bicicletta, la potete vedere su Google. Sei troppo buffo, grazie, apprezzo. Vabbè. Grandi, bello Ale. Ciao ragazzi, ciao Dirba. Oh, ragazzi, al di là di quello che pensate, magari le sue idee politiche, però impegnarsi tutti, insomma, questa è sempre la mia idea, per il no è fondamentale, per cui mi raccomando, perché qua le televisioni sono tutte occupate, quasi tutte, la Rai proprio occupata da Renzi in maniera piuttosto indecente, per cui datevi da fare, perché è importante salvaguardare la sovranità popolare a prescindere dalle idee politico-partitiche di uno di noi, per cui se siete d'accordo con il no, datevi un po' da fare, inventatevi qualcosa, perché poi con il passaparola, con il porta a porta si può fare di più che andando a porta a porta. E questa trasmissione sarà una trasmissione anche musicale, diciamo. Intanto facciamo vedere la chitarra. Mi vogliono farla. Li facciamo cantare. Cantare. Facciamo suonare, cantare. Mamma. Ma te di solito canti spesso? Il motorino. No, io non canto. Come no? Tu mi hai visto fare quel pezzo? Ah beh, ma perché a Crotone? Ah sì, questa canzone l'ho cantata a Crotone. Con un gruppo. Va bene, ma diciamo che tutti i nostri generi cantano. Anche al teatro Playa. Ah, ma questa non era che più chiaro, no? Cambiata col testo. Sì, mi piace tanto Rino Gaetano. Tanto, sì. La musica mi piace proprio tanto, per rock. Senza benzina. Già iniziamo col quiz. Che cazzo è? Tipo la marca. Di Rino Gaetano mi piace Berta Filava, mi piace A mano a mano. E poi è tutto, il fratello e figlio unico. Ma la musica, cioè, mi piace tanto la musica. Poi ora in questo periodo la sera mi metto lì perché io non ho la televisione. Non è che lo stereo, però mi faccio una battuta, mi faccio una, no, non neanche là, mi faccio una playlist. Beh, questa tanto questa radio si ascolta anche online. Anche online, mi faccio una diretta, poi sulle radio competitive, anche FM, sulle produzioni. Mi metto, faccio qualche playlist. Anche non la radio, c'è la macchina, quindi è importante andare in macchina, mettere il tanto. No, tu guardate, io sembro una persona tipo, non sono minimamente così esterno poi alla società, però non è che la macchina. Io non ho la TV, non la ho, un motorino. E la bicicletta? La bicicletta ce l'ho. Sì. Ho uno scooterone, quello con cui ho fatto il tour quest'estate. Che venderai? L'ho messo in vendita. Hai messo in vendita? Da quanto parte l'asta? Beh, io l'ho pagato 7.400 euro. Per cui io spero, dato che voglio dare tutto a un progetto per i terremotati, tutto quanto, spero che l'offerta si possa anche raddoppiare, considerando che è uno scooterone storico, ha fatto 5.300 km in difesa della costruzione. Tutto griffato. Ecco, sulle note di Pierangelo Bertoli.
Pierangelo Bertoli, Italia d'oro. Questa non è una canzone. Tutta la nostra trasmissione ha un tema. Questa canzone non è stata scelta a caso, ma è una canzone che quando è stata cantata da Pierangelo, io non ero nato a Pierangelo Bertoli a Sanremo, comunque ha fatto molto, molto scalpore. E poi c'è parole molto, molto forti. Ti piace? Si può annoverare nelle canzoni che ascolti? Che Beh, non è uno degli autori che ascolto di più, dei cantautori che ascolto di più, però lo conosco, mi piace. Recentemente è stato fatto anche un film documentario da Paolo Talanca su Pierangelo Bertoli e si speri che si riesca a fare anche... perché sono tanti alla fine i cantautori che non sono stati riscoperti. Rino Gaetano è stato riscoperto, Pierangelo Bertoli sì, ma Stefano Rosso ad esempio è stato fatto un film documentario da Simone Vincola, ma purtroppo ancora è poco conosciuto. Vabbè, magari sì. Potrà conoscere in futuro. Noi siamo molto legati alla musica, questo l'hai capito. Tu sei qui ospite con noi, ospite, togliamo questa parola, a condurre la trasmissione. Co-conduttore. Co-conduttore. Allora, come ti senti questi primi minuti di partecipazione dai School Radio? Molto bene, tranquillo, insomma, avete un bel progetto, alla fine fate informazione, comunicazione, lo fate in maniera totalmente libera, quindi in bocca al lupo, ripeto, buttatevi e bravi. Se tu avessi avuto questa opportunità al liceo? Beh, non ce l'ho. La classica domanda. Sì, non viene fatta a tutti. Avresti partecipato? Assolutamente. Tra l'altro si sognava pure, ricordo, io stavo a Farnesina, qua vicino. Farnesina, sì. E si parlava anche di provare, insomma, sai, tutti i ragazzi con l'età hanno un po' il sogno di fare un po' di radio. L'idea è anche di far radio di notte, conoscere. Radio libera. Sì, radio libera, la notte, no? Uno va di notte, dice quello che vuole, mette la musica che vuole, un sogno. Sì. Poi per fare i sogni, per realizzare i sogni bisogna svegliarsi. Io al liceo non mi sono svegliato su quest'idea, mi sono svegliato dopo, per cui non l'ho portata avanti, è stato un peccato. Voi invece sì, per cui approfittatene, a tutti gli altri, approfittatene di questo progetto. Quando si pensa al liceo, la cosa che si viene in mente è l'esame di maturità. Assolutamente. Io l'ho fatto a luglio e devo dire che è passato, per fortuna. Invece io ancora lo devo fare. Nella e Eugenio devono ancora fare questo esame. In bocca al lupo. Grazie. Cosa ti ricordi del tuo? Il classico, no? Che si ascolta la notte prima degli esami, la sera prima. Che non vedi l'ora che sia finito, poi quando è finito ti sembra che sia stata una passeggiata, dici, ma tutta questa preoccupazione per cosa? Molto rumore per nulla. No, è tipico, è così. Okay. Però avere le giuste preoccupazioni, la giusta ansia ti consente pure di affrontarlo nel modo giusto. Certo. Io ricordo quando siamo andati a vedere i quadri, io ho preso 46 su 60, quindi assolutamente niente di straordinario, neanche... E però ero contentissimo perché era finito. Perché era finito. E andammo con il motorino. Pensate che io all'epoca si poteva andare senza casco, pensate che stupidaggine. Andammo a fare il bagno dopo aver visto i quadri a Bracciano, a Vigna di Valle, anzi al lago di Bracciano. Quindi andammo là, facemmo la braccianese. Sì, ma tutta la classe? No, qualcuno della classe, qualcuno che era motorizzato in due. Ah, si andava là e abbiamo mangiato, ci siamo fatti i panini con la mortadella, me lo ricordo bene. Era, cioè, l'idea, l'estate è bellissima dopo che hai fatto. Sì, perché per un paio di mesi ti senti libero. Sì. Sei uscito dal liceo. Sì. Poi iniziano i test d'ingresso, l'università. E comunque è tutta un'altra anche gestione del tempo. L'università la fai come vuoi tu. Io consiglio sempre di frequentare, anche perché si conoscono tante persone, oltre che è molto molto utile, però è un'altra gestione del tempo, non è più la costrizione di andare tutte le mattine a scuola. Mando un messaggio al professore di diritto romano, io prometto che verrò alle prossime lezioni, che per adesso non ci sono stati che signora, io lo giuro professore, salutiamo se ci sarà. Assolutamente, ci ecco, ma sono rimasto, allora, i banchi sono gli stessi, ma le persone cambiano. Oggi se tu vai e ritorni nel tuo liceo ci vedrò gli stessi professori, le stesse cose. Beh, io non più, perché comunque mi sono diplomato, che era il 97 mi pare, 98 non me lo ricordo, però il Farnesio è un po' cambiato. Io stavo ai padiglioni, tra l'altro, che erano queste strutture fredde d'inverno e caldissime d'estate. Sì, d'estate. Non so se conoscete. Adesso lo vedo un po' a pezzi il liceo, ma tante scuole purtroppo, e tanti professori non ci sono più, nel senso sono andati in pensione. Non penso che nessun professore dei miei anni insegni ancora. Parlando di professori, noi invece sappiamo che lei forse era alunno di Mariano Prea. Del tuo. Mariano Prea, va bene. Mariano Prea per me è un grande.
perché attualmente insegna alla Zarita ancora. Sì, sì, è un professore molto particolare. Sì, professore mio di storia e filosofia. Sì. Ma sono rimasti i professori. Cambiano scuola. Che salutiamo in caso di stia assolutamente sentendo. Mariano. E io e lui non ci prendevamo al liceo, eh. Non ci prendevamo affatto. Poi ci siamo iniziati a prendere, ci siamo visti qualche volta fuori, che perché lui è amico di Marco, di Daniele, alcuni miei compagni di classe. Hanno Alessia che sta dall'altra parte chiede perché, perché anche suo insegnante. Ce lo chiediamo tutti. No, vabbè, ma secondo me era un problema caratteriale magari più mio all'epoca. Poi siamo diventati amici, ci scriviamo ogni tanto, vedo che lui pubblica un sacco di robe su Facebook. Comunque lo stimo tanto. Solo che magari a 16 anni a 16 anni hai sempre 16 anni. Sì. E quindi sono rimasti i rapporti con la Prea, assolutamente. No, anche con gli altri amici del liceo. Con qualcuno sì, amici storici, con altri ci si perde di vista normale. Se ne parlava prima, che musica ascoltavi in quel periodo? Ah, beh, in quel periodo io magari molta musica leggera italiana. A me i cantautori italiani mi sono sempre piaciuti. De Gregori, De André, Celentano, mi piace tanto Celentano. Sì. E poi iniziavo a conoscere la musica rock, quella intramontabile degli anni 70. Elvis, però le cose che poi anche adesso continuo a ascoltare molto rock la sera. E la musica leggera italiana, la musica d'autore mi piace moltissimo, cioè De André andrebbe studiato nei licei oltre che ascoltato. E ti abbiamo chiesto due canzoni che sceglieresti per rappresentare il nostro paese a una civiltà extraterrestre. Ma in realtà io ho scelto soltanto due canzoni italiane, leggere, che mi piacciono molto. Poi non so se sia... Beh, forse Cara di Lucio Dalla è un modo per far conoscere la bellezza dell'Italia, perché comunque è una canzone spettacolare. L'altra canzone, che è un altro pezzo che adoro, di Battisti, che si chiama La luce dell'est, però non c'entra molto con l'Italia, c'entra un po' con, appunto, con l'est. Con il mondo in generale. Esatto, però sono due pezzi di musica leggera italiana che mi piacciono tanto. Sì. Noi di questo progetto in cui tu partecipi per la prima volta, noi io e Alessia siamo ormai tutor, loro invece stanno partecipando. Questo progetto va avanti da 3 anni come contest, una realtà in cui i ragazzi si sfidano in questo campionato radiofonico. Da quest'anno invece è diventato, con il protocollo ministeriale, progetto di alternanza scuola-lavoro con il patrocinio di 7 regioni, e stiamo cercando, come avrà detto anche il direttore, degli aiuti. Ma per concludere il discorso del nostro progetto High School Radio, per coloro che siamo in onda sugli 88 e 100 di L Radio, ma passando di palo in frasca, tu hai passato delle ferie particolari quest'estate. Sì, in realtà non ferie vere e proprie, considerate che quest'estate la Camera ha chiuso per 41 giorni, quindi i deputati si sono presi, grazie a Madama Boldrini, 41 giorni di ferie. E a me questa cosa mi ha un po' indignato, perché poi ascolto in televisione alcuni deputati dire che il problema dell'Italia sono i tempi lunghi di approvazione delle leggi. A parte il fatto che non è vero, considerate qualche giorno fa è uscito un articolo sul Financial Times che spiega perfettamente che l'Italia ha troppe leggi, ma qualcosa lo diciamo sempre, ha troppe leggi e soprattutto leggi pessime. Considerate che le leggi pessime che incidono negativamente sulla nostra carne, ovvero il Jobs Act, la legge Fornero, le manovre a salvataggio delle banche, oppure leggi indecorose come il conflitto di interessi berlusconiano, come il lodo Alfano, il legittimo impedimento, la buona scuola, poi non so che posizione avete voi, noi l'abbiamo contrastata moltissimo, sono tutte leggi che sono passate con il bicameralismo perfetto, la legge Fornero è passata in 19 giorni, per cui non è vero che che l'iter legislativo è lento, quando gli fa comodo è lento, quando uno deve portare avanti delle proposte utili per i cittadini, non o per le banche o per i partiti. Se invece si tratta di portare avanti delle leggi come la Boccadutri, che servono a spartirsi i denari e del finanziamento senza rendicontare, l'approvano in 20 giorni. Comunque a me mi ha indignato il fatto che la Camera appunto chiudesse 41 giorni, era un po' di tempo in realtà, anche quello dai tempi del liceo, che io sognavo di girarmi tutta l'Italia in motorino. Che il motorino è difficile, si è passati da una bicicletta alle passerdetine di pochi chilometri. 5.300 chilometri in bicicletta, cioè no, neanche, sarebbe stato un po'. Anche Moser. No. Anche Girardengo, per citare. O Girardengo, assolutamente, per citare De Gregori, il bandito e il campione. E considerate che l'idea era appunto unire qualcosa di bello per me, quello di girare tutta l'Italia, conoscere il paese reale non è Montecitorio, il paese reale è altro. A comizi sulle ragioni del no, diciamo, a salvaguardia soprattutto dei principi della Costituzione, perché una Costituzione si può benissimo cambiare, ma lo deve fare un Parlamento legittimo,
lo deve fare magari dichiarandolo prima di presentarsi alle elezioni, e lo deve fare per migliorarla. Si può migliorare, credo, soprattutto oggi nel 2016, garantendo maggiori poteri ai cittadini. Non si può invece peggiorarla facendola riscrivere sotto dettatura dalla JP Morgan o di qualche altra banca d'affari, da Verdini, da Boschi, da Napolitano, da Renzi, per di fatto togliere ancora l'ennesime fette di sovranità popolare. Perché guardate che il problema nel palazzo non sono soltanto i corrotti che ci sono, evidentemente ne hanno arrestati diversi anche di parlamentari in questi ultimi anni. Considerate che prima dell'estate hanno arrestato un senatore grazie al voto del Senato, perché con l'immunità tu non puoi arrestare, un senatore non può essere arrestato senza il voto della Camera appartenenza. E questo senatore, che si chiama Caridi, è considerato dalla procura appunto un dirigente della cupola segreta della 'Ndrangheta. Ed è un senatore della Repubblica che ha votato tra l'altro la prima tranche delle riforme costituzionali medie Renzi, Boschi, Verdini e Napolitano. Quindi il problema ci sono certamente anche episodi di, diciamo, di corruzione o comunque soggetti vicini al malaffare. Ma il problema vero del palazzo è il distacco che c'è tra il palazzo e la realtà. E perché c'è? Perché i parlamentari non rispondono più al popolo, perché di fatto il popolo non li elegge più. Prima con il Porcello, ora con l'Italicum, ora con il Senato delle autonomie, comunque il Senato di nominati. I parlamentari a chi rispondono? Ai partiti che li nominano. E nel momento in cui rispondi al partito che ti nomina, evidentemente porterai avanti dei progetti o voterai delle leggi anche contro la tua coscienza, che sono utili al partito, cioè al tuo datore di lavoro. Nel momento in cui tu interpreti il partito politico come tuo datore di lavoro, pur di non perdere quella poltrona, lo seconderai. Se noi invece costruiamo una Repubblica non più fondata sulle nomine, ma appunto sulla sovranità popolare, creando un Parlamento che sia espressione diretta, voto e cognome dei cittadini italiani, il parlamentare potrà pure rubare, perché la corruzione non si elimina del tutto, è impossibile, ma comunque risponderà al popolo che lo elegge, quindi farà gli interessi del suo datore di lavoro, il popolo italiano. Questo è il cuore della riforma e della nostra battaglia. Noi pretendiamo una Camera e un Senato eletti direttamente dal popolo italiano. E questo è stato girato tutta l'Italia con il Costituzione, cost to cost. Ricordiamo in modo, forse Beppe l'avrebbe fatto in camper. Però Beppe ha fatto anche quattro tappe con me, è venuto con il... No, lui è partito, ha fatto un pezzo da Giulianova fino a Polignano, a mare, giù in Puglia. Lui ha fatto un migliaio di chilometri con il suo motorino, è venuto dalla Sardegna e l'ha fatto, guidava lui alla grande. Ed è stato divertentissimo fare qualche tappa. Sei stato ospitato, questa è una cosa difficile da credere, perché si immaginano hotel a 5-6 voci, no, sei stato ospitato ogni volta nelle case dei cittadini, sì, non sapendo poi chi ti avrebbe ospitato. No, però comunque sapevamo che ci avrebbero trattato altro che hotel a 5 stelle. Un po' come Pechino Express, ma sembra una cosa stupida. Noi entravamo, io e Beppe, nelle case appunto dei magari dei genitori e gli attivisti, sì, che certo. Erano anche stupiti di avere non soltanto magari un deputato della Repubblica, ma Beppe Grillo lì in casa, ma poi lo stupore passava immediatamente, quindi ci facevano delle grandi colazioni, poi con Beppe era tutto divertente. Come si strutturava una giornata? Perché voi molto spesso dovete passare da una notte all'altra, da una piazza all'altra. Sì, noi diciamo arrivavamo in un posto e ci accomodavamo appunto a casa del soprattutto dei familiari degli attivisti. Poi si dava un appuntamento prima si dava un appuntamento il pomeriggio ai motociclisti in una tappa intermedia, ci si raccoglieva lì, ma tante persone venivano, tantissime persone in moto, e si arrivava in moto al luogo del comizio serale. Prima ci si accomodava appunto nelle case delle persone che ci ospitavano, la sera si andava in piazza, si faceva il comizio, poi si andava a cena, si andava a dormire. La mattina generalmente io mi facevo un bagno, erano quasi sempre posti di mare, oppure quando siamo andati anche sulle Dolomiti qualche passeggiata, ha fatto bellissimo. Le Dolomiti sono per me le montagne più belle del mondo. E poi si ricominciava sempre comizi a difesa della Costituzione e sulle ragioni del no, che vedete, gli slogan sono molto facili, no? Tu dici quattro parole ed è uno slogan, e gli slogan possono anche essere delle menzogne. Per dire una menzogna ci metti un attimo, per smontarla ci metti tanto tempo, per cui l'idea è appunto quella. I tempi televisivi sono estremamente rapidi, ti interrompono ogni due secondi, ora mandiamo la pubblicità, la prego finisca, quando magari è appena iniziato. Invece sia la radio, come sto facendo adesso, ancora di più la piazza, che per me è il luogo prediletto per far politica, per spiegare quella che è la nostra idea di paese, insomma, occorrerebbe amare le piazze e disprezzare i divani. È un posto che ti garantisce quantomeno la possibilità di esprimerti, di spiegare complessivamente un ragionamento, come ho fatto prima io sul tema della sovranità popolare. Poi uno può essere d'accordo o meno, ma non è uno slogan di 140 caratteri.
Tu hai detto, ecco, tutto questo, tutto il tour senza scorta. Tu hai detto che la tua scorta sono stati i cittadini. Sì, in questo momento, diceva Renzi, però. In questo momento noi siamo la tua scorta, ti senti sicuro? Ti senti? Mi sento molto sicuro. Ma vedete, io tanto non ho neanche diritto alla scorta, perché non sono una carica istituzionale, mentre Luigi Di Maio, Roberto Fico o anche altri parlamentari avrebbero diritto alla scorta, sì, ma l'hanno rifiutato. E vi posso dire che comunque quando tu fai il tuo dovere non temi nulla. Poi non capisco per quale motivo, insomma, io vedo ancora tanti politici che hanno la scorta e non è che sono minacciati dal crimine organizzato, se fossero minacciati dal crimine organizzato per amor di Dio, ma si tratta invece di un mero privilegio. Io ho visto delle scene nella Camera dei Deputati incredibili, guardate, c'è il viale a destra di Montecitorio, c'è una via che si chiama via della Missione, lì c'è il parcheggio dove io parcheggio il mio motorino blu, lo chiamo così, e arrivano i deputati che hanno la scorta e alle volte neanche scendono, attendono che il tizio della scorta faccia il giro della macchina per aprire la portiera. Cioè, mi sembra, non so se avete visto Il principe cerca moglie con Eddie Murphy. Con Eddie Murphy, sì. C'è la prima scena in cui lui, per farsi lavare i denti, apre solo la bocca e arriva uno che gli lava i denti. Non mi ricordano certe scene che vedo, mi ricordano questo, perché evidentemente alcuni politici amano sentire, amano sgranocchiare sotto le loro fauci il potere, come se gli desse nutrimento. A me non me l'ha mai dato, a parte non ho alcun potere, però a me mi hanno dato nutrimento le piazze, il combattere per delle idee, per esempio il reddito di cittadinanza. Oggi ho letto Nicola Ferrini, il direttore dell'Link Lab University, è un istituto che oggi studia, dato che l'Istat non lo fa più, calcola i suicidi per ragioni economiche, e oggi mi ha mandato i dati. Guardate che sono devastanti, cioè il 20% in più di persone si sono tolte la vita rispetto al semestre scorso per ragioni economiche, però l'Istat non ce lo dice più, lo stesso Istat che invece considera occupato un giovane che magari viene pagato con un voucher a settimana, cioè che prende 7,5 euro a settimana viene considerato occupato. E il reddito di cittadinanza oggi non è l'unica soluzione, cioè noi dobbiamo iniziare, ve lo consiglio, di iniziare a entrare nell'ottica che una cosa è il lavoro, un'altra cosa è il reddito. E il reddito, come la sanità pubblica, come l'istruzione pubblica, come avere una casa, come poter respirare aria, come poter votare, cioè i diritti politici, è un diritto. Io considero la possibilità di avere dei denari sufficienti in tasca per campare un diritto umano, cioè staccare l'idea di reddito con il lavoro. Questo permetterebbe a tanti giovani non fuggire. Ieri sono usciti fuori i dati, 107.000 persone sono scappate dall'Italia nell'ultimo anno, di cui il 37% di... Dicono che sia un terzo degli studenti, sì, che escono dall'università, che studiano in università italiane. Quindi lo Stato, diciamo... Arrivano messaggi. Io credo che buttare le reti a destra, che ho detto prima io, fosse una citazione addirittura del Vangelo. Mi ricordo questa cosa. Non c'entra nulla di politico, ragazzi. Io non sono di destra, non sono più di sinistra. Sì. Quindi non vi preoccupate, non c'è da ratificare. Ripartiamo da qui dopo la canzone che tu hai scelto per gli extraterrestri. Non è che tu, se c'è scritto destra, è no, per forza collega. Sì, cioè, sì. Alle volte uno gira a destra e non è per forza. Come direbbe Gabber, il bagno è sempre in fondo a destra, diceva Gabber. E quindi adesso ti puoi riprendere tutti i tuoi secondi che l'intro prima ti aveva rubato. Hai 22 secondi anche per motivare un po' meglio perché tu hai scelto questa canzone per i nostri lettori. Ah, questa canzone è una canzone comunque d'amore ed è una canzone stupenda di Lucio Dalla. E come tutte le canzoni magari d'amore ti ricordano tante cose, sì, anche personali, ed è un pezzo che ogni volta che ascolto mi emoziona, quindi Cara di Lucio Dalla. Okay. Perché mi hanno detto la Zarita non diceva di destra da sempre tutto quanto, no, quindi forse magari poteva essere, sai, ma fatto è notare che e Cristo questa lo disse a Pietro, getta le reti, sì, a destra, sì, perché il Pietro si pescava la parte sempre a destra della barca, no, però poteva essere fraintesa, perché io ascoltando così è l'unica soluzione. E l'ansa parlamentare Francesca e voleva fare un pezzo su questo, stava a fare una B incrocettato. Spiegaglielo, no, anche che... per le cose con la Muraro e via discorrendo. Ma qua siamo alla follia totale. Lo so, però la gente poi questo pensa. Vabbè, questo non è... Sì, questo comunque. Già parlano di infiltrati di estrema destra nel Movimento 5 Stelle. Ragazzi, ma è un articolo che ho letto proprio ieri.
Vabbè, spiegagli. Le radio, no, ma mo esce l'articolo che mi dà Zarita. No, ma proprio ieri leggevo un articolo in base a questo, che pare che appunto siamo molti infiltrati nel comune di Roma. Non è la prima volta che c'era capitato, c'era capitato anche un'altra volta. L'estrema destra. Che sempre un'altra cosa così, c'era capitato un'altra diretta. Della Pia, come si chiamano quelli di... Non mi ricordo, ma anche un'altra diretta di scappare. Sono due sorelle, forse. No, Serena, sono due sorelle. Vieni, saluta in diretta. Cioè, perché se non sbaglio, vabbè. Era un movimento diverso lì. Qualcuno mi accusa che ti accido il Vangelo. Comunque. Incredibile. Si attaccano a tutto. Ma vi rendete conto? Gesù, oh, vecchio fascista. Apriamola così il giornale. Erasmo De Angelis aprirà così. Vedete, fanno così ora. Ci stanno i ragazzi in diretta. Fanno così, prendono una frase senza neanche. Comunque, è una citazione evangelica. Qua potrebbe intervenire Don Nicola. Perché noi, il nostro parroco, è il tuo viceparroco quando tu stavi a Santa Chiara. Don Nicola Filippi. Oggi è il nostro parroco, sì, Roberto Bellarmino. Certo, lì è Italia. Ti saluto. Certo, lì è Piazza Ungheria, dove sta Santa Chiara? Sì, l'altro su Ice Cream Radio, sulla pagina di Edoardo. Il direttore, a posto. Il problema è che sei troppo acculturato, sei troppe cose. Invece di mangiarlo così te. E giustamente pure questa è la situazione che fa, dice la Zarita, c'è una mia nipote e una mia di destra. Ma spero che non faccia uscire niente. No. Lui... Oppure usciremo dicendo che pure Gesù Cristo è fascista. No, no, loro fanno un pezzo uso dicendo di te con i ragazzi, insomma, la cosa per dicendo e poi hanno tutta la trasmissione. Sì. Questa in realtà è la sede di Casa Pound, non so, è tutto finto. Che bel pezzo. Il bello della diretta è qua. Sì, vediamo un po' di qua. Dai, vediamo i commenti, infatti. Troppi ha preso parte alla sessione, non riesco a scrivere. Dove? Ma infatti ci stanno seguendo ora. Quello in diretta, però poi dopo questo lo faremo girare, che poi ce lo ricondividi. Sì, ma tutto lo ricondividi pure. No, mi riferivo a questo articolo di ieri che ho letto. Se sono vere, perché io la Repubblica non la prendo come una fonte. Ti dico solo che adesso, quando... Quando ritorniamo si riparte da questo. No, volevo vedere se funzionava. Edoardo. Sì. Ai ragazzi, fagli dire, ma vi state preparando per la cosa. Ragazzi, noi abbiamo vinto un anno. L'anno scorso secondi siamo arrivati. Però in effetti, Augusto, se non si conosce, uno può pensare che stai parlando di roba politica. È vero. No, che è roba politica? No, 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 ma bene quello che tu hai detto, Alessandro, scusa, ti do. Prego, fa benissimo. Ma comunque questa è la cosa che io, per esempio, io sono uno sportivo eccetera, però dobbiamo rientrare poi. Dovrei, se fosse questa faccenda delle Olimpiadi, io sono perfettamente d'accordo che voi avete detto di no. Disannuncialo questo pezzo. È finita, cara di Lucio Dalla. Tra l'altro c'è una versione cantata dalla Mannoia, che è un'altra meraviglia, incredibile, bellissima. Quindi ascoltate non soltanto Cara cantata da Lucio Dalla, ma anche cantata sempre da qui. La metterete nelle prossime trasmissioni? Siete pronti, ragazzi? Perché qua ricominciano tra poco, speriamo, le vostre trasmissioni di Ascol Radio. Sempre qua sugli 88 e 100 di Radio. Li diciamo l'ultima volta perché poi non avremo tempo, ma non avremo tempo in generale. Però per chiamare in diretta, se ci dovesse essere proprio una persona interessata, allo 06 35 51 1660 oppure i messaggi Nella, che è il tuo lavoro. 335 6637 853. È proprio una cosa che ormai di notte noi quando dormiamo, di notte ci alziamo e 3, 3, 5, 3, 3. Ma adesso si deve partire da questa cosa. Intanto chiedo di preparare il collegamento con la ragazza che ci dovremmo collegare, che ieri adesso ho accennato così. Adesso si parte da questo perché Eugenio
che è il classico diciottenne che esce così, che sta ancora al liceo, il 4 dicembre si troverà a votare e leggerà questo sul referendum: approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Tu, onestamente, cioè, se tu dovessi fare la persona corretta leggendo questo, allora te non sai neanche che si vota il 4 dicembre. Esatto. No, io avevo capito che ogni 3 mesi stavano sempre dilungando la votazione. Ma cosa avresti quindi votato? Non avevo ancora capito qual era la data precisa della votazione, ecco perché ero rimasto ancora. Cosa avresti votato? Guarda, allora, prima di tutto il titolo quinto nemmeno so che cosa sia. Ma la riduzione dei costi della politica e il funzionamento delle istituzioni, tu cosa avresti votato? Lì per lì sì. Ecco. Beh, innanzitutto dice una cosa giustissima sulla data. Io ero convinto che appunto l'avrebbero spostata più avanti possibile perché era in difficoltà nei sondaggi e soprattutto doveva ottenere una sorta di mancetta, magari dall'Europa. Moscovici, che è il commissario tra l'altro europeo economico, ieri proprio è uscito dicendo che deve vincere il sì, sosteniamo Renzi. Fondamentalmente gli stessi, ripeto, mandanti di queste riforme costituzionali sono la Commissione Europea, le banche d'affari, la BCE. Sono questi i soggetti. La JP Morgan è una banca d'affari molto importante, il 28 maggio 2013 se ne è uscita con un documento ufficiale dove si scriveva che occorreva superare la Costituzione dei paesi del Sud Europa in quanto rappresentavano un ostacolo all'integrazione europea, additando addirittura ai diritti sociali, alla possibilità di sciopero o alla forza di parlamenti la responsabilità delle crisi economiche, quando invece le crisi economiche dipendono soprattutto dalla grandissima speculazione finanziaria. E questo è un quesito che dimostra la difficoltà da parte del governo, nel senso è un quesito truffaldino, perché vedete, il problema del renzismo, io sto in Parlamento, è sempre la totale differenza che c'è tra il contenuto delle leggi e i titoli. Se ci pensate, pure la buona scuola, lo chiamano così, tu non approveresti un decreto legge, un provvedimento che si chiama la buona scuola. Oppure si parlava ieri alla riunione che c'è stata alla Camera che la legge Fornero si sarebbe chiamato, se fosse andata al referendum, il Salva Italia. Sì, oppure anche il... Poi quando non ce la fanno a giustificare le porcate con l'italiano, tipo rimborso elettorale al posto di finanziamento pubblico ai partiti, tipo missioni di pace quando si tratta di guerre di invasione, utilizzano l'inglese, Jobs Act o bail-in. Io la dico sempre questa: il bail-in è il salvataggio delle banche, che tra l'altro non si sa come possano fallire delle banche nel 2016, perché evidentemente qualcuno ha prestato soldi ai amici degli amici, questo è il discorso. E poi Banca d'Italia e Consob non controllano, la Banca d'Italia non controlla più le banche private, perché di fatto la Banca d'Italia è un SPA ed è controllata dalle banche private e dovrebbe controllare. Però vi dicevo, che cos'è il bail-in? È il salvataggio delle banche con i soldi dei risparmiatori, prima i soldi degli azionisti, poi obbligazionisti e poi addirittura i soldi dei correntisti. I telegiornali dicono oggi è approvato il bail-in, tu non ti preoccupi. Immaginate, voi state davanti al televisore, davanti al TG1, a mangiare, io questa la dico sempre, davanti al TG1, mangiate gli spaghetti, e il giornalista dice oggi passa il bail-in. E questo mi ricorda Orwell 1984, quando in realtà diminuivano la razione di cioccolato, ma il telegiornale dicevano è stata aumentata del 5%, sì. E lui diceva, è molto buono. Esatto, quindi immaginate questa situazione, il giornalista dice oggi è passato il bail-in, tu non ti preoccupi, pensi, se fosse qualcosa di importante me l'avrei spiegato meglio. Proprio perché è qualcosa di importante, non te lo spiegano meglio. Invece immaginate che un giornalista appunto dica oggi con il solo voto contrario del 5 Stelle passa, è passato la norma e serve a salvare le banche con i soldi anche tuoi che ti stai mangiando gli spaghetti adesso davanti al telegiornale. Forse ti arrabbieresti, ti incazzeresti, ti organizzeresti, reagiresti. Quello che probabilmente non vogliono, la reazione dei cittadini. Per quello tirano fuori dei quesiti come questo referendario che sono delle pubblicità ingannevoli. Dovrebbe esserci scritto sotto pubblicità ingannevole, ma in generale ogni qualvolta esce Renzi in televisione bisogna metterci in sovrappressione la scritta pubblicità ingannevole. Si è parlato molto dei veri costi del referendum in questa riunione che si è tenuta alla Camera da Danilo Toninelli e da alcuni professori universitari, c'era anche, era presente Luigi Di Maio, ed era presente anche questa studentessa che adesso è in linea con noi, che si chiama Martina Carpani, studentessa dell'Università della Sapienza, che in questi giorni si sta organizzando, oggi stesso con alcune manifestazioni, ed è partita, quindi tu non sei l'unico che si è attivato sul fronte del no, e sono partiti questi movimenti di studenti, soprattutto dopo l'intervento, che non so se tutti voi si ricorderete, dello studente di Catania, Alessio Grancagnolo,
Me lo ricordo benissimo. Nel tour propagandistico della Boschi. Ecco, siamo in diretta, pronto? Ciao, mi sentite? Sì, sì, benissimo. Ciao Martina. Ciao, è appunto come ti diceva, noi in qualche modo Alessio fa parte del nostro comitato, siamo gli studenti per il no, appunto potete trovarci su Facebook. E siamo nati dall'idea appunto di evitare i palchetti elettorali del governo, dei ministri di questo paese che hanno fatto all'interno delle università, specialmente a seguito dell'appello dei 184 docenti universitari che hanno firmato per il sì. Proprio perché l'abbiamo ritenuto appunto una logica clientelare che ancora una volta si porta avanti nel nostro paese. È di ieri appunto la notizia che ci è stato impedito in Sapienza di organizzare una nostra iniziativa per invece il sostegno del no all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza. Non sarà la prima volta e si moltiplicheranno all'interno delle prossime settimane sicuramente iniziative repressive di questo tipo. Questo perché, come dicevate già voi prima appunto in diretta, ci sono in gioco molti poteri forti all'interno di questo voto elettorale ed è sempre meno invece l'informazione reale che viene portata avanti. Oggi in tutta Italia abbiamo promosso insieme, cioè, come Unione degli Studenti, Link e Rete della Conoscenza, delle manifestazioni studentesche in tutta Italia che connettevano l'assenza di democrazia già presente all'interno delle riforme del governo, in particolare che è andata avanti con voti di fiducia, decretazione d'urgenza, deleghe in bianco e in particolare le deleghe in bianco sulla buona scuola. Bravissima. A quello che sarà appunto l'esito del paese post referendum. Noi siamo nati come comitato di studenti per il no per poter dire che Renzi non parla a nostro nome, cioè visto che il modo con cui imposta il dibattito referendario è tra conservatori e cambiamento e giovani, noi vogliamo dire che il cambiamento reale siamo noi e non è quello proposto dal governo, ed invece questa riforma non vede tanto una divisione tra chi è conservatore e chi vuole il cambiamento, ma tra chi ha di più e ha sempre deciso tutto e chi invece ha di meno e non ha mai deciso nulla. E pensiamo appunto che votando sì al referendum costituzionale non si faccia altro che velocizzare l'inasprimento delle condizioni materiali di chi ha già appunto subito la crisi all'interno degli ultimi anni. Per questo noi convintamente votiamo no, stiamo costruendo iniziative nelle scuole, nelle università di tutto il paese, abbiamo iniziato già dall'estate a fare volantinaggio all'interno dei litorali abbiamo cominciato da 2 settimane a fare il porta a porta nelle città. E stiamo provando a mettercela tutta appunto dal basso per provare anche a rifiutare il video dello stesso Renzi che dice se vince no non cambierà nulla. Per noi la risposta non può invece che essere collettiva, perché non è il cambiamento di Renzi quello che vogliamo, che è funzionale alle solite lobby e non agli interessi di tutti, come dicono poi le statistiche sulle povertà, sui dati Istat, anche il dato che è uscito l'altro ieri di migranti, 200 milioni di italiani che sono dovuti andare all'estero nell'ultimo anno, ci dice che appunto non è questo il governo che parla a nome dei giovani assolutamente. Martina, io ciao, sono Alessandro, in bocca al lupo e mettetecela tutta, perché veramente secondo me si giocherà l'ultimo voto, per cui veramente anche il porta a porta, uscite pure fuori dall'università, andate nei mercati, sai, giovani che fanno informazione, no? Funziona tantissimo. Quando lo faccio io nelle piazze qualcuno può sempre pensare che lo faccio per ragioni, diciamo, politiche del mio movimento, per cui ha una forza relativa, mentre invece se lo fate voi, insomma, voi Renzi non mica vi può accusare di voler mantenere chissà quali poltrone e mentire, perché poi chiaramente pure su di noi mente, io non voglio minimamente stare tutta la vita in quel palazzo, proprio mai l'ho pensata questa cosa, però voi avete una forza enorme, per cui datevi da fare, ti prego, coinvolgi più persone possibile, perché secondo me si giocherà davvero all'ultimo voto. Lavorate molto di rete, se avete amici purtroppo che sono scappati dall'Italia, stanno all'estero, possono votare tra l'altro far richiesta per il voto fino al 2 novembre, informateli, diteli come fare, perché secondo me si giocherà fino all'ultimo voto. E sì, noi ci stiamo organizzando anche per far votare gli studenti fuori sede all'interno delle loro città appunto in cui studiano, se magari non sono impossibilitati a scendere o a salire all'interno dei loro paesi di provenienza, quindi comunque il comitato si occupa di molte cose, stiamo pubblicizzando anche questa cosa per far votare appunto gli studenti in Erasmus, come dicevi tu, proviamo fino all'ultimo voto di costruire opinione, ma non solo, a noi piacerebbe costruire anche un'idea di decisionalità quanto più possibile dal basso, che possa dare un'idea di un no che per noi è costante, non è semplicemente conservazione ma rappresenta un'idea diversa di paese. Eh sì, io sono d'accordo con te, in bocca al lupo.
Martina, allora noi ti ringraziamo davvero, mi sono sentito, è stato bellissimo il tuo intervento, hai usato parole davvero molto forti e concitate. Questo governo di oggi è un governo dei più forti contro i più deboli e avete sentito appunto la necessità di fare controinformazione. Sì, assolutamente. Potete seguirci appunto dalla pagina di Studenti per il No per comprendere meglio le prossime tappe. Abbiamo intenzione di mobilitarci a partire da oggi, il 29, per l'inizio della campagna elettorale referendaria, quindi sentirete ancora parlare di noi. E lo speriamo, quindi ci diamo il 29 per aggiornarci sul vostro gruppo Facebook degli Studenti per il No. Grazie. Perfetto, grazie, grazie. Arrivederci. Serrato, perché se no il commento lo fai dopo. Sì, sì. No, dico, l'hai ringraziata, l'ho attaccato. Oddio, dopo un'ora ci attaccato. Ragazzi, io devo andare. Sì. E allora dopo questo facciamo la chiusura. No, e non suoniamo. Sì, quella è la chiusura. Quella è la chiusura. Okay. C'era solo questa qua, non serviva niente. Io ho ragione all'ospedale, che poi insieme alla fine lei mette, poi se invece tra lì a destra è una citazione del Vangelo tranquillo, non c'è andato di polire con quello che ho detto. Capito? Era chiusura qua. Quindi facciamo la conclusione dura, che devi scappare. Facciamo un altro passo. Tanto avevamo quasi. Quello diciamo per poi coloro che vedranno il video. Eugenio! Yes! Dica! Non voterai, sì, quella no. È. No ragazzi, non voterassi. Anche se potrebbe essere. Questo è il foglio ingannevole, molto ingannevole, basta un sì. Bastanzio è una frase che leggete molto spesso in dei cartelloni pubblicitari a Roma in questi giorni, che non si capisce da chi poi siano finanziati, perché vanno secondo me a costare tutti questi cartelloni molto più dei risparmi. Alla fine il PD spenderà circa 3 milioni di euro. Noi anche qualche cartellone penso che faremo un braccio, ma con quelle cifre spese. Dietro l'APA. Ecco. Ah, ci siamo, ah, ma sì. E rientriamo su questo cambio base che ci dà energia, Jump di Van Halen. Tutti i saluti che avete sentito all'inizio erano quelli che non erano entrati nella sigla principale che abbiamo raccolto in questi 3 anni, tra cui c'era anche Elio degli Elio e le Storie Tese, che sono tutti personaggi che loro direbbero che io ho stalkerizzato, ma che in realtà ho gentilmente richiesto il loro saluto in coda nella nostra sigla alle 5 di mattina. Sì, vabbè, no, cioè, questa, come direbbe Edoardo Conti, che è il nostro tutor, questa è una trasmissione che sta lentamente giungendo a termine. Noi siamo sempre i Voiceless 2.0, ma i The Voiceless del Liceo Scientifico Manfredi Azzarita, e questo è il nome che ci siamo scelti all'inizio di questo percorso radiofonico, che sarebbe Senza Voce. E c'è questa trasmissione che è una voce fuori dal coro, che abbiamo voluto fare insieme a te, Alessandro Di Battista, che è vero, cogliamo l'occasione, ma ci sarà più proprio all'inizio di ringraziarti. Non c'è problema, è un piacere mio. E adesso c'è il momento che ti metterà più in difficoltà, forse di più, di Banderas. Perché questo è il momento del nostro quiz, e chiediamo di preparare anche la sigla del nostro quiz, che è una sigla particolare. E tu devi sapere che questo quiz ha messo in difficoltà anche Virginia Raggi quando è venuta qui il 9. Abbiamo fatto una bellissima trasmissione. Questo, perché tu devi sapere che è un quiz che te devi indovinare la canzone, quindi alla Sarabanda, se voglio fare una citazione. Però sono canzoni un po' particolari, diciamo, che qua chi quale più, quale meno. Andiamo intanto però con la sigla del quiz. Il quiz senza premio. Ecco, quindi già sul quiz senza premio già si capisce l'ironia del nostro quiz, che andrà a scherzare. Noi qui abbiamo un pulsante digitale di quando ultima tecnologia. Se dovessi saperla, suono. Ma la cosa più difficile è che si competerà contro Eugenio Groppi. Assolutamente. Vai Eugenio. Facciamo una prova pulsante intanto. Vai. Perfetto, ci perfetto. Siamo tutti pronti, anche li inquadriamo. È fantastico. Allora, Eugenio, tu sai che io sono molto cattivo, tu devi sapere qual è il premio in palio, è che colui che vincerà questo quiz potrà fare altre trasmissioni, quindi se Eugenio dovesse perdere verrai cacciato da School Radio, mi dispiace. Te lo dobbiamo dire. No. E quindi andiamo con la prima canzone da indovinare.
Io vagabondo. Ah, subito. Dei nomadi. Dei nomadi. 1-0. 1-0, ci siamo, per... ci siamo. Fai le valigie, Eugenio. Inizia a fare valigie, va. Ma ci prepariamo perché non è finita qua, ma c'è la canzone seconda da indovinare, quindi mani sui pulsanti. Vai. Come mai 883? Ecco. Ma allora adesso ci giochiamo tutto. 2-0. Scusa, sì, come? Sì. Sono 3-2-1, c'è cioè già. Sì, sì, no, perché come tu sei bene. Qui l'ultimo nei villaggi vacanze. Esatto. Tutti i giochi fatti precedentemente nella serata giochi vengono annullati col gioco finale, classico. Col malcontento del pubblico, esatto, che minaccia di andarsene. Chi vince l'ultima vince tutto. E tu anche quello, hai fatto anche l'animatore nero. Ho fatto anche l'istruttore di tennis in Valtour. Pure tu giochi a tennis. Giochiamo una volta. Magari. E quindi andiamo con la canzone senza indovinare, che lo staff conosce benissimo, perché la terza ostica sempre rimane sempre la stessa, che non si può suggerire, che non si possono dare informazioni, e colui che la indovinerà avrà la gloria, il podio e tutto quello che si può avere. Vai con la terza canzone indovinare. Porta Portese. No, ma rimane Alessandro Di Battista ha sbagliato, però la lasciamo in sottofondo. Alessio ha la postutina. Tu puoi anche... Vabbè ragazzi, vale, ancora, vale. Dai, lo devi sapere. Aspettiamo il ritornello per vedere se Che se bello. Certo. La società dei magnetti. No. No, la società... Per favore. Non si può suggerire, attenzione, ma il ritornello proprio è il ritornello plateale. Cioè, noi lo conosciamo tutti. Beh, si chiama Che bello? No, no, non si è. So. Ma cosa buro? Ah. Io non so il titolo, però. Questa è Una storia disonesta di Stefano Rosso, che ma conosciuta purtroppo da tutti come la canzone di Verdini. Che bello, di Che bello, due amici nella chitarra, Spinello. Ma Stefano Rosso di cui parlavo ha fatto tante altre canzoni, e Una storia disonesta è rimasta quella più io famosa. Ho detto Porta Portese perché l'inizio di Porta Portese di Baglioni mi ricordo che è un po' il bordello del mercato. Quindi, ma adesso ci sta il premio invece, che noi avevamo annunciato che era senza premio, ma ti consegniamo invece una bella maglietta ufficiale del nostro progetto. Alla grande. Falla vedere, facciamo proprio il momento della consegna. Questa, descrivila. Beh, stupenda, un XL in purissimo cotone, tra l'altro fatta in Honduras, dove sono anche stato. Ho lavorato pure lì. Avrei modo di raccontarcelo nella prossima trasmissione, esatto, che faremo San Pedro Sula. Questa te la stai mettendo proprio per la foto finale. Come? Anche mio fratello è stato in Honduras. Ma è andato lì a lavorare con la cooperazione. In realtà era per lo studio, perché poi doveva fare avrebbe fatto l'Erasmus in Danimarca, e prima di partire è andato un mese in Honduras. Ah, beh, è un bel posto. Sì, bellissimo. È stato bellissimo, assolutamente. Sì, Maya anche. Maya y Playa. E adesso ci sentiamo pochi istanti di una canzone che tu hai scelto. Ah, questo è un altro pezzo bellissimo, si chiama La luce dell'est. Dovremmo chiedere a Mogol se la ragazza muore o non muore. È un bel pezzo, insomma, Battisti ha scritto la musica e Mogol appunto ha scritto questo pezzo che si chiama La luce dell'est, con un ritornello molto molto famoso. Rimanete con noi perché dopo ci sarà poi per salutarsi il momento musicale. Pure. Alessandro Di Battista suonerà la chitarra, quindi rimanete con tu noi. Suonerai la chitarra. No, la suoneremo tutti. Rimanete sugli 88 e 100 di L Radio con noi, The Voices del liceo scientifico Manfredi Azzarita, The Voices 2.0. Io sono Edoardo Valentino e Alessandro Di Battista. Assolutamente, qua siamo tutti amici. La nebbia che respiro. Vabbè, ora ti vogliamo vedere con la maglia, però, è giusto? Vabbè. Comunque c'hai un futuro in radio, una voce radio forte. Sì, ma è come etologo. Io c'ho un mio amico, si chiama Simone, che a un certo punto ha iniziato a fumare due pacchetti di sigarette di Marlboro al giorno solo perché vuole la voce come Paolo Conte. Vabbè. Sono uscite altre agenzie? No. Ragazzi, vi ho indovinato le prime due? No, era l'ultima. L'hai erato. Era l'ultima. Vabbè, l'ho messo come mai? L'ho messo e lui si giriva dall'altra parte, cioè. Ma una storia disonesta, sempre quella è la terza. Ho pure pensato a dirtelo prima, guarda che l'altra volta. Arbor è diventato famoso ripetendo le cose. Certo. Gliel'hanno stato.
come che maglietta ti ha dato? Al direttore, ma io ce le ho le magliette. C'è la scorta a casa. Gira, no, è vero, no, se non mi ricordo che un'altra intervista gli ha dato la maglietta perché ce l'avevo. Davvero? Sì. Ragazzi. Mimmo Cavallo te l'ha stato con la scorta. Sì, comunque questa cosa è fantastica. L'altra se l'erano persa. Penso che l'hanno rubato. Penso più la seconda. Ritorno col pensiero. Malinconia per questi ultimi istanti. Sì. Ci mancherai. Anche voi. Ci dà solo quella, no? Sì. Altro che. Sembra un uomo piatto. Era l'uomo di tirami su. No, era vero. L'uomo tigre, tirami su, l'uomo gatto. L'uomo gatto, che poi gli dico con l'uomo tigre, perché sì, lo squalificarono quando entrò l'uomo gatto per una cosa e da quel giorno c'era l'uomo tigre dall'altra parte che insultava l'uomo gatto. Non vale un cazzo. Coglione che stava lì fermo, non vale nulla. Comunque gli hai fatto sto torto Alessandro, l'altro giorno a partita da Roma gli hai messo 90 euro. No. Roma Inter. Un vantaggio. Sì, però pareggia, però. Vediamo la fine all'1-1, spegniamo dopo l'1-1. Capito, da una parte Marino, dall'altra. Ma questa è la serie A. Assolto Marino, eh? Ma questa è la. Questa è la replica. Sì, sì, replica. Ma forse perché non ho messo la promozione del Pantagato? Che è successo? No, no, replica, replica. Infatti ho Nesto Roschi e faccio quello che all'inizio l'abbiamo fatto. Io sono il mio. Però parlano tutti di Totti che ha fatto 2 gol, Nesto Roschi ne ha fatti 3, ma non è che adesso. Ma con chi gioca Nesto Roschi? Qual è? Era? Quanto ha finito? Quanto sta in Serie A? Sì. Ha vinto 3-0. No, lui ha fatto 2 gol adesso, dall'inizio delle gol. Non è che c'era Fantacalcio un mezzo. Dov'è polacco Nesto Roschi? Era capocannoniere di una lega proprio. Strowski è proprio il classico. Di una lega popolare. Forse che si vado comunque. Come Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski è polacco. Lewandowski, però quella parte lì dell'est c'hanno gli schi come noi, mentre invece i russi sono più. Nesto Roschi, ecco, se ne parla qua sul gruppo del Fantacalcio. Perché ci stanno sentendo. Sì. Che la telecamera deve stare un po' più a sinistra. Ma quale telecamera? Quella che non si vede. Ah. Oh, Fortini nominato consulente. Va bene, se alla sua sinistra. Anche rifiuti? Vedo, nominato consulente rifiuti della regione. Non sapevo come si dovesse accettare. Come hanno fatto questa bella? Appena è finito, è caduto Marino. Sapete, hanno messo una consulente alla commissione Ciacara. L'ho preso migliore. Cioè, lo stesso, cioè, capito? Ormai è un. Quanti secondi? È un Inter, cioè, come te li compri e come te li vendi. Tonio, quanto manca? Ce l'ho di te, ma sono scemo noi. Quello è così come minuto. Devi fare, ripetere, tornare una volta. Facciamogli vedere, si è messo la maglietta, si è messo. Ingrandiamo, facciamo lo zoom. Molto grande, però gli occhi sono dimagrito. Ma queste si restringono molto. Io la uso per dormire. È giusto. È molto comoda per dormire, infatti. Io non so se c'è qualcuno. No, dopo la trasmissione con la Raggi. Sì, dopo la trasmissione ero. Cioè, orrenda quella cosa che la voglio più. Quindi oggi me la volevo mettere, però. Ora non ce l'ho più. Tu ce l'hai rossa, no? Però. Non ce l'ho più perché. Atroce. La quindi. La voglio blu. Se no non mi metto mai a scurelio. La devi fare arancione. No, arancione c'è, come no? Come no? Sì, c'è arancione già. Dai, arancione. Cioè, io non mi sento più. Questo è il bello delle cuffiettine che sto scambiando. Mi sto scaricando.
Eccoci tornati in studio dopo Lucio Battisti della Luce dell'Est. Questa è la seconda canzone che hai scelto per rappresentare per gli alieni la città. Ma guarda che è probabile, c'è cioè una cosa che è imminente qua, che arriveranno, l'invasione. Poi ci dicono, sono già qui, siete complottisti voi, Voteranno anche loro per il referendum. Renzi li farà votare tutti quanti per il sì. Però poi Salvini dovrà dire che accogliamo anche gli alieni. Ecco, ma se noi ti avessimo chiesto di sceglierne tre di canzoni, quale sarebbe stata? Ma sempre italiana per forza? No. E allora, ne parlavamo prima, qualcosa di Elvis, sì, Suspicious Minds magari. Però sto ascoltando un po' Elvis. Sarà la prossima nella prossima trasmissione, esatto, che condurremo insieme. Ecco, tu il 13 ottobre alle 18:15 sarà in piazza San Salvatore Lauro. Sì, sì. A parlare di no referendum, sì, devo controllare un po' l'agenda, sì, sicuramente avete ragione voi. Ecco, questo è solo, come hai detto, l'agenda, è solo uno degli appuntamenti, se ne vuoi ricordare qualcuna. No, questo qua, perché sto pensando qua che cosa fare a novembre insieme al gruppo, ecco, e un po' di dare l'ultimo colpo. Va bene, va bene. Invitiamo i radioascoltatori che volessero approfondire i temi, ma soprattutto i temi trattati. Sì, si trovano un mucchio di informazioni, basta cercarle. Perché noi prima avevamo detto scherzosamente, facendo vedere il testo ingannevole. Che, poi, secondo te come dovrebbe essere formulato adesso al volo? Non lo vuoi dire al volo? No, beh, ognuno però magari si dovrebbero citare gli articoli modificati, quello sarebbe. Beh, diciamo, ognuno ha evidentemente reputa che queste riforme costituzionali abbiano determinate linee, per cui io avrei potuto scrivere una decina di quesiti critici. Non sarebbe neanche giusto questo. Il quesito deve essere il più possibile asettico. Poi tu ti vai a cercare i contenuti e appunto voti. Però se già nel quesito è inserita della propaganda, evidentemente è già una truffa. Sappiate che coloro che già nel quesito evidentemente scrivono delle truffe sono coloro che vogliono modificare la Costituzione, per cui io già per questo gli voterei contro. Ecco, prima scherzando abbiamo detto che lo studente che non si è informato leggendo questo testo voterebbe sì, però con un minimo di informazione, tu sentendo questa trasmissione adesso, Eugenio, cosa voteresti? No. Ci dovrebbe essere scritto sei favorevole alle modifiche della Costituzione, questi articoli con i numeri degli articoli della Costituzione, sì o no? Punto. Poi sei tu che approfondisci e così ti trovi una determinata articoli linea. Certo, sì, infatti. Punto. E valuti l'articolo com'era, quello che come sarà, qualora dovessero vincere sì, e voterai in totale libertà. Però il quesito deve essere assolutamente il più asettico possibile, altrimenti sì, è propaganda. E quindi ci avviamo prima del nostro momento drammatico, il momento conclusivo. E prima però della suonata finale, cioè prima che si disconnettano i radioascoltatori, no scherzo, che esatto, si connettono tutti in massa. Immagino. Facciamo il momento dei saluti. Ringraziamo intanto coloro che in questo progetto non fanno soltanto la parte finale, la ciliegina sulla torta del parlare in diretta, ma gli autori. Gli autori, i fonici, i registi, tutti i reporter. Quanti. Esatto. Coloro che quelli che stanno dietro le quinte, e sono tutte le categorie anche presenti all'interno del nostro progetto, in cui i ragazzi grandi si sviluppano. E qua abbiamo Federico Finocchi, Alessia Fiorentini, grazie, ma Federico, Alessia e bocca al lupo, Umberto che è intervenuto telefonicamente, e con lui anche Francesca, che sì, purtroppo Francesca Bandera, Capone, sì, certo, grande Umberto, sì, non vedo l'ora di conoscerlo. Di conoscerlo. C'è questa rivalità adesso, ormai tocca. Rivalità. Ecco, se tu vuoi salutare qualcuno in particolare. Saluto, questa tua prima esperienza, ecco, è la prima volta che professor Aprea, grande, spero di vederlo prima del referendum, magari mi dà qualche dritto. Il tuo rapporto con la radio prima di oggi qual è stato? Ma l'ho sempre ascoltata tanto, sempre mi ospitate in radio? Ma poco, qualche volta a Radio, che è un'altra radio dove io mi sono sempre trovato bene, mm-hmm, e non ricordo se sono andato forse qualche volta a Radio Nazionali. Però comunque hai avuto sempre questa passione da piccolo. Da ascoltatore, diciamo, più che altro. Poi non te la saresti aperta una radio web all'epoca con chissà, la radio di oggi? Chissà, all'epoca non c'era, perché io ho i miei anni, no? Però all'epoca non c'erano queste tecnologie, non si poteva. Però, che ne so, vedi 100 passi, ti appassioni a quell'idea di fare radio alternative, come fece Peppino Impastato. Grande film di Marco Tullio Giordano, a cui Modena City Rembrandt hanno dedicato anche una bellissima canzone. Assolutamente, 100 passi. Si chiama 100 passi? Sì, 100 passi, sì, sì.
Te lo dico perché sono stati recentemente a Roma a fare un concerto insieme a Fabrizio Moro. Fabrizio Moro, che io avrei voluto metterla come quarta canzone, Barabba, una canzone che lui ha cantato a Piazza San Giovanni, però non c'è stato tempo in questa trasmissione, che è stata sostituita con noi, che in questo momento stiamo per prendere le chitarre. Lo diciamo ai nostri radioascoltatori, questa triste notizia, proprio in diretta, stiamo per prendere le chitarre. Io prenderò i nostri fogli, senza il cuore. Non si può andare avanti, esatto, proprio. E la canzone Mai in cielo, vabbè. Non lo devo dire, vabbè. Abbiamo fatto lo stesso problema che la trasmissione abbiamo fatto con Virginia, che io ho fatto, non lo diciamo. Ma pure Virginia ha suonato la chitarra. Ma ha cantato la stessa versione, cioè la stessa canzone, quindi pubblicheremo il confronto in stessa tonalità di te e lei, anzi faremo un mashup, si può trovare su YouTube, quindi ci siamo pronti. Vai, chiediamo di abbassare la base di sottofondo in regia, iniziamo, facciamo, vabbè. Prima se la facciamo come abbiamo detto. Vai tu. Attacca due. Il baracca, il su del salario, mi chiama l'amore, i sogni di gloria. Mangia una volta, tira un bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi la porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Sempre più blu. Vai, penso quello là. Chi è assicurato, chi è stato multato, chi possiede da muto, va in farmacia. Chi è morto d'invidia o di gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, agisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi giunge una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per ferie, chi ha in tasca un miliardo, chi è stato mutato, chi odia i terrori, chi canta prever, chi copia paglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto d'invidia o di gelosia. Chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesie, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo ogni tanto, chi tutte le sere, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, oh, oh, oh. Ma il cielo è sempre più blu. E io di solito continuo su questo giro mentre facciamo proprio i saluti per i finali, bravissimi, in cui noi ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, ma ringraziamo soprattutto te che sei venuto, che hai partecipato al nostro format giovanile liceale, e spero che tu ti sia divertito. Spero soltanto che le stecche che ho preso non facciano crollare la mia credibilità, che mi sono costruito a suon di piazze e chilometri. Quindi noi ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori. Un saluto da Edoardo Valentino, Eugenio Groppi, Nella Danca e Alessandro Di Battista. A risentirci su L Radio e a rivederle stelle. Grazie a tutti. Amo High School Radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Ascolta High School Radio. E te lo voglio dire che so stato io e so 30 anni che me tengo sto segreto e te lo voglio dire ma non lo fa sapere, non lo dia a nessuno, dietelo per te.
Grazie. Grazie a voi.